Ciao motociclista, sono Alessio Mototherapy e oggi andremo a vedere la pulizia e manutenzione della catena sulla mia BMW GS 800. I prodotti di cui abbiamo bisogno sono uno sgrassatore per la pulizia della catena, quindi un comunissimo petrolio bianco va più che bene, un grasso specifico per catena con O-ring, uno spazzolino e un pennellino, un contenitore per mettere il petrolio bianco, dei guanti, qualche straccio e un pezzo di cartone per gli schizzi. Per una pulizia più approfondita andremo a togliere anche il copripignone e così potremo avere accesso a tutta la catena. Ora la parte iniziale è spennellare tutta la catena nella sua superficie. Si può notare subito la differenza di una catena sgrassata e la catena ancora allo stato originale, quindi sporca. Adesso con uno straccio eliminiamo tutta la parte in eccesso appunto del petrolio bianco e i residui, quindi le morchie, il fango, la polvere che si è accumulata sulla catena. Per essere sicuri di aver effettuato un'ottima pulizia, solitamente io faccio un'altra passata con lo spazzolino. Togliamo nuovamente l'eccesso. Durante la pulizia della catena non scordatevi di pulire sempre anche corona e pignone. Ricordatevi di aspettare qualche minuto che il petrolio bianco si asciughi e poi andremo a ingrassare la catena. Anche in questo caso ricordatevi di spruzzare il grasso nella parte interna della catena, perché poi la forza centrifuga farà tutto il resto e distribuirà il grasso nell'interezza della catena. Saranno sufficienti 2-3 giri di catena per avere una catena completamente lubrificata. Abbiamo finito le fasi di pulizia e ingrassaggio della catena, ricordatevi che va fatto ogni 500 km e ogni 1000 ci sarà anche il controllo della tensione. Ora che abbiamo visto come si pulisce la catena, mi raccomando abbiatene cura perché allungherà notevolmente la sua durata. Ciao, alla prossima!